Agosto con Stefano. Curiosità sul mondo di Emporio dello Scooter. Buongiorno a tutti. Qualcuno mi ha scritto, avendo visto il video sulla LML, di parlare della Piaggio Cosa, visto che ne avevamo uno in negozio. Ed eccomi qui, l'ho tirata fuori, era in un angolo, ho dovuto tirar fuori due Ciao, un'altra Vespa per tirarla fuori, ma eccola qui nel suo splendore. Voglio parlarvi un po' della storia di questo veicolo. Questo veicolo fu presentato nel novembre dell'87 e l'anno seguente, nell'88, iniziarono le vendite. Nata come erede della Piaggio PX, si rivelò un insuccesso, tanto che qualche anno dopo, nel 1993, Piaggio decise di riproporre la vecchia PX in chiave aggiornata. Piaggio, nei mercati esteri, battezzò questo veicolo come Piaggio Vespa Cosa. Inizialmente questo veicolo doveva chiamarsi Piaggio Vespa R, dove R stava per rinnovata. Poi, successivamente, Piaggio valutò di chiamarla con una parola di uso comune, come lo era stato con i ciclomotori. Infatti in quegli anni trovavamo il Ciao, il Bravo, il Grillo. Inoltre voleva dare un distacco netto con i vecchi modelli. Quindi Piaggio aveva pensato bene di mandare in pensione la Vespa con questo veicolo. Le principali novità, a differenza della vecchia PX, furono il manubrio con un sistema di plastiche, non c'era più il metallo e la plastica sopra. Una rinnovata strumentazione con contagiri e un insieme di spie per indicare la benzina, le frecce, gli abbaglianti. Anche le pulsantiere completamente riviste, molto simili a quelle della pick-up di quegli anni. Anche il parafango completamente in plastica. E poi qui sotto c'era uno spoiler, che però purtroppo qui non c'era su questo veicolo, comunque c'era uno spoiler di plastica. Tutto il resto era in acciaio come il vecchio PX, quindi telaio e cofani. Rinnovate erano anche le sospensioni, quindi anteriore e posteriore aveva delle sospensioni specifiche per questo modello. Anche se quella anteriore assomiglia a quella del PX, ha completamente gli attacchi diversi. La sella era molto più confortevole di una di un PX, molto simile a quella degli scooter di quegli anni, e disponeva anche dello spazio per metterci un casco. Un capiente bauletto con serratura. Il motore era di derivazione PX, però i carter motore specifici per questo modello. Cilindro, cambio, carburatore, erano praticamente gli stessi. Anzi, a essere pignoli, il carburatore era una versione aggiornata con aria automatica. Il motore di una cosa non si può mettere su una PX. Qui, come vi ho fatto vedere sul mio PX America, la cosa, con tutta la strumentazione di spie che aveva, aveva anche l'indicatore della folle, lo si riconosce da questo particolare qui. L'impianto frenante era completamente diverso da quello di un PX. I freni erano sempre a tamburo, tamburi specifici di questo veicolo, ganasce freno specifiche di questo veicolo, azionate da comandi idraulici. Addirittura il pedale del freno, che sulla vecchia PX eravamo abituati funzionasse solo per il freno posteriore, su questo veicolo faceva una frenata combinata. Tu frenavi col freno dietro, ma gli dava un po' di forza il freno davanti. Se poi si aveva bisogno di più forza il freno anteriore, si azionava la leva. Piaggio Cosa era proposta come le vecchie PX nella cilindrata 125, 150 e 200. Sempre a miscela, ma alcuni modelli avevano la possibilità di avere anche il miscelatore. Piaggio Cosa fu prodotta dall'88 al 95 in due versioni. La prima dall'88 al 91, la seconda dal 91 al 95. Praticamente le due versioni erano identiche, avevano cambiato solamente la parte posteriore, perché
questa, che è un prima serie, ci avevano piazzato la targa qui in cima e il faro sotto. Provando a salvare il progetto Cosa, che in quegli anni era proprio stato un flop, avevano provato a rimettere la targa sotto e il faro sopra come le vecchie Vespa. Una cosa curiosa di questo veicolo è che in quegli anni poteva essere ordinato con vernice metallizzata, con un sovrapprezzo, e nella seconda serie Piaggio aveva inventato una specie di sistema di frenata con l'ABS che lo chiamavano ABC, che era un optional che costava circa 500 delle vecchie 1000 lire, e sopra i 6 km orari entrava in azione questo sistema che impediva la ruota anteriore di bloccarsi qualora si frenava ad esempio sul ghiaino. Nel 1995 il progetto Cosa fu abbandonato e tutti i diritti di questo veicolo furono venduti alla LML, che la ripropose nel suo mercato in una versione più economica. Buon lunedì a tutti! Vi ricordo che Emporio dello Scooter è operativo, quindi per qualunque necessità potete contare su di noi per la spedizione dei ricambi. Domani un nuovo video, un saluto a tutti!